Ciao a tutti, altro video recensione, lo sto registrando di seguito all'altro perché oggi sono da sola, ho la spinta giusta e quindi volevo registrare un po' di video. Altro libro per la mia rubrica Calderon Book and Cup of Tea. Oggi vi voglio parlare di In Mysteries, la mia pronuncia è fantastica, di Janet Farrer e David Bond, stregoneria progressiva e connessione col divino, con la prefazione a cura di Philip Currot. Della casa editrice Brigantina. Farò un sacco di premesse, un sacco di parentesi confuse, io spero che mi capiate e soprattutto che non sarò fraintesa nel corso di questo video. Probabilmente non riuscirò a spiegare bene i miei sentimenti verso questa lettura, ciao cellulare, però insomma farò il possibile per essere più chiara e concisa che posso. Allora, quando questo libro è uscito ha fatto un sacco di clamore, sicuramente la casa editrice, la Brigantina, che è una casa editrice giovane, gli ha fatto un'ottima pubblicità. Inoltre Janet Farrer e David Bond sono diventati famosi in Italia perché credo abbiano tenuto diversi seminari proprio come un percorso spirituale relativo proprio a questa stregoneria progressiva. Io non sono ferrata su questo argomento perché non ho partecipato ai seminari, non sono neanche mai andata a delle presentazioni qua a Torino, se non sbaglio ce ne sono state due o tre se non di più, perché non ero interessata all'argomento essenzialmente. Però insomma, ha avuto, e poi anche perché Philip Currot appunto gli ha fatto una premessa, perciò è stato veramente portato su un palmo fin dall'inizio, fin dalla sua uscita. Io l'ho comprato l'anno scorso a Masserano, e quindi quasi un anno fa, e l'avevo iniziato a leggere praticamente subito, poi mi ero bloccata e vi dirò anche perché. Essenzialmente la mia prima premessa è che il voto che io do a questo libro è buono, è ottimo, e rientra sicuramente in uno di quei libri che io andrò a consigliare d'ora in avanti per i neofiti che mi chiederanno da che libri posso iniziare. Il motivo per cui io mi sono bloccata è che questo libro praticamente ha un'impronta Wiccan, e quindi non era più nel mio interesse già l'anno scorso, e che diceva un sacco di cose che io conoscevo già. Però ho voluto finire di leggerlo, ho voluto finire di riprenderlo proprio perché non volevo che questo mio giudizio del non sentirmi assolutamente superiore rispetto al libro, ma del trovare che questo libro non raccontasse nessuna nuova scoperta e che sembrasse un po' la scoperta dell'acqua calda dopo tutti gli anni che insomma la Wicca è ormai decantata e si può trovare qualsiasi informazione ovunque. Perché, insomma, l'impressione che comunque faceva a tutti era buona. E io non volevo passare per quella cattiva che lo reputava un brutto libro, anzi, leggendolo, questo libro secondo me dà davvero dei buoni spunti di ragionamento e una discreta conoscenza anche della storia del paganesimo e del neopaganesimo. Se non sbaglio, non fa quel genere di premesse storiche, per esempio tipiche del libro delle streghe di Buckland, dove lui parla della Wicca come se fosse l'unica strada che c'era, come se fosse la stregoneria, come se fosse l'unica tradizione quando è uscita e come se fosse l'antica religione o comunque le antiche pratiche. Insomma, è molto fraintendibile Buckland in quel libro lì, è stato scritto anche parecchi anni fa, quindi sicuramente adesso forse stiamo riuscendo a fare anche un po' più di distinzioni perché stanno venendo fuori anche tantissime altre tradizioni anche precedenti alla Wicca. Io sono una di quelle persone che solitamente consiglia ai neofiti di partire da questa tradizione neopagana perché è abbastanza di facile accesso, nel senso che si possono reperire tanti libri in italiano, tante informazioni su internet, bene o male quasi tutti ne hanno una discreta conoscenza o almeno una discreta conoscenza basilare per poterne parlare, e soprattutto perché secondo me dà comunque delle leggi di coscienza, induce a fare dei ragionamenti sul proprio poi operato magico, la propria conduzione della vita spirituale, di come bisogna essere sia dentro alla propria vita spirituale che fuori da questa, che invece io ho trovato non mancare nelle altre tradizioni, ma ho trovato che per un neofita è più difficile capire e darsi delle sottospecie di regole. Quindi, secondo me, è l'approccio più semplice da cui iniziare, perché chiarisce un po' le idee, dà una prima infarinatura e dopodiché si può passare a tutto il resto.
delle cose che ci sono. Sarà perché questo è stato il mio percorso. Io sono partita dalla Wicca e l'ho lasciata non perché non mi piacesse come tradizione o perché fosse neopagana, perché io reputo che qualsiasi persona che pratichi oggi paganesimo di qualsiasi tradizione sia comunque appartiene al neopaganesimo e non al paganesimo antico, e i motivi sono presto detti. L'ho mollata per altri tipi di esigenze, di sperimentazioni, anche perché io non ho mai avuto gruppi Wiccan, non ho mai trovato congreghi Wiccan con le varie ramificazioni, con le varie sottotradizioni, da dire ho trovato quella che mi rispecchia. Quindi mi sono allontanata da questo percorso, da questa nomea, non mi reputo una Wiccan, perché la mia pratica non è più solamente inerente a ciò che la Wicca spiega. E non mi voglio dilungare su questo. Comunque, secondo me questo libro dà davvero delle informazioni utili a chi è praticamente a zero sul discorso appunto di che cos'è il neopaganesimo, di che cos'è un sentiero spirituale di questo tipo. Quindi spesso la gente mi scrive e mi chiede: sono tanti anni che rimando, ma sono attratta, ma da dove posso iniziare? Secondo te quali libri dovrei leggere per primi? Sinceramente, a me non viene da dirgli leggiti Ledda Poetica, oppure non lo so, leggiti un libro sullo sciamanesimo piuttosto che sul celtismo, eccetera, eccetera. Mi viene sempre da consigliare questo genere di libri, come avevo fatto tempo fa quando avevo consigliato appunto i libri per i neofiti, quindi L'arte della strega, Wicca di Cunningham e l'altro della Currot, che adesso non mi viene. Comunque, proprio per questo motivo, per la semplicità anche immediata, cioè uno può capire in fretta di che cosa si tratta. Io stessa, quando diventai Wiccan e mia madre si preoccupò di che cos'erano pentacoli e candele che giravano per casa, le diedi Wicca di Cunningham e gli dissi: leggiti le prime pagine di questo, così capisci in che cosa credo e che cosa faccio. Detto questo, i due autori in questo libro parlano anche molto della loro esperienza, esperienza che sinceramente per me e per il punto in cui sono arrivata adesso di percorsi e di considerazioni personali, ogni tanto mi ha fatto un po' storcere il naso, perché quello che solitamente fa storcere il naso a tutti quelli che non seguono la Wicca è questo mescolamento che la Wicca fa di varie tradizioni, di pantheon diversi, di dei patroni, il dio di una tradizione, la dea di un'altra, ricircolo di cose che arrivano dall'Oriente, e anche qui insomma c'è un po' traccia di questo genere di cose. Si parla di Odino, di Cernunnos, di tante cose disconnesse tra di loro, che non fanno parte di una tradizione sola, ma che appartengono a culture e tradizioni diverse, che vengono buttate nel calderone della pratica Wicca. E insomma, poi ognuno ne fa quello che vuole. E parla molto anche della congrega, e secondo me, se uno vuole farsi un'idea di che cos'è una congrega, dei principi che dovrebbe avere una congrega, la gerarchia che dovrebbe avere la congrega, l'unità di gruppo che ci dovrebbe essere, è un libro che dà delle buone linee guida per formare la vostra congrega o per avere idea se la congrega può fare per voi o non può fare per voi. Recentemente ho avuto questo tipo di discussione con delle amiche e ho notato che a volte si fa un po' di confusione tra ciò che dovrebbe essere una congrega, tra ciò che è un gruppo di studio, tra ciò che è un gruppo di persone che si ritrovano a parlare di paganesimo in generale e tra ciò che dovrebbe essere una associazione. A volte le tre cose si fondono insieme anche per le persone che si frequentano, insomma, vengono, diciamo, a volte naturali, ma sono ben diverse. Entrare in una congrega è una cosa non facile, probabilmente non adatta a tutti, e quindi bisogna ragionare a lungo, perché c'è questa ideologia un po' generale. Tutti, anch'io fino a un po' di tempo fa sognavo di avere una congrega, eccetera. Mi rendo conto che perlomeno in Italia, a Torino, che è una delle città più magiche al mondo, ma
Ahimè, benché siano 15 anni che io sono una strega, non ho mai avuto il piacere di conoscere congreghe consolidate, non me ne sono neanche andate a cercare. Non è una cosa così immediata, perché diciamo che perlomeno uno dei primi principi della congrega dovrebbe essere che tutti seguano la stessa tradizione, che tutti rispettino i ruoli di tutti e che ci siano delle regole chiare e precise di tutti. Il concetto anche che non esiste una vera individualità nella congrega, ma perché la congrega non è che va a annientare l'individualità personale, è che il bene del gruppo è il bene dell'individuo, quindi le due cose sono connesse tra di loro a un livello che senza una non può avvenire l'altra, perciò si rispetta l'individualità di ognuno perché si è tutti uguali. Non lo so, comunque il libro sicuramente questi concetti ve li spiega molto bene e io ho avuto piacere di leggerlo proprio perché ho detto, beh, questo è un libro appunto che io posso consigliare perché chiarisce tantissimi concetti. Ora loro qua parlano del tipo di congrega che hanno impostato loro con le loro regole, ma non è un'imposizione, cioè non è una tradizione Wiccan che vi viene data e potete seguirla. È un'esperienza raccontata, ci sono vari tipi di esperienze che vi possono portare a fare dei ragionamenti, servono da esempi per chiarire anche determinate cose e appunto anche per quanto riguarda la congrega danno degli esempi sulle regole, sul tipo di gerarchia adottata, di come possono funzionare, eccetera, eccetera. Purtroppo è stata, anche qui ci sono diversi esercizi, in questo libro, anche proprio per insegnare a un neofita come si apre un cerchio, la funzione del cerchio, le solite cose, insomma, che si trovano solitamente in tutti i libri base sulla Wicca e che io ho già decantato appunto nel video per i neofiti, che se riesco vi linko sotto, se no pazienza ve lo andate a cercare. L'unica parte un po' deludente è stata quando finalmente sono arrivata a questa parte con la connessione. Per la connessione col divino, che anche lì, insomma, non mi ha dato nessuna informazione nuova, nessuna cosa che io già non sapessi. Diciamo che per me leggere questo libro è stato un po' un ripassare vecchie lezioni e trovarle finalmente scritte in un modo migliore rispetto ai libri di 10 anni, 15 anni fa. Quindi diciamo che anche nella Wicca si stanno facendo dei progressi e escono libri scritti in una maniera più adeguata, che non lasciano troppa confusione, ma cercano di essere magari su alcune cose un pochino più specifici. Quando parla della connessione del divino, non parla altro del Drowning Down the Moon, quindi le tecniche del Drowning Down the Moon che si può adattare anche per farlo diventare il Drowning Down the Godness o the God, quindi nulla di nuovo e di particolare. Ovviamente parla dei Sabba e quindi vi dà anche delle idee di che cosa sono i Sabba, anche questo libro. Non ci sono, mi sembra, se non sbaglio, dei veri e propri rituali da cui prendere spunto e quindi non c'è, diciamo, un rituale come succede nei libri di Cunningham, della Morrison, di Buckland, eccetera. Ma parla appunto del ciclo di vita, morte, rinascita dell'anno e poi a un certo punto parla anche degli dei, delle idee del fato e del destino, del weird. Poi parla per quanto riguarda la connessione del divino, parla anche del sacerdozio, del ruolo del sacerdote, della sacerdotessa, del dedicarsi alla divinità, insomma, anche lì per me non era nulla che io già non sapessi e che non avessi letto da altre parti quando appunto mi sono interessata a questo argomento dopo aver instaurato un rapporto diretto con scusate, una divinità. Però insomma, diciamo che non sono cose scontate, cioè per me lo sono state perché le conoscevo già, ma mi rendo conto che non lo sono scontate per tutte le persone. E soprattutto non sono scontate per il pubblico italiano, perché io tutte le informazioni, anche riguardanti appunto la connessione del divino, le ho apprese soprattutto attraverso blog stranieri, non tanto quanto libri stranieri, perché io leggo poco in inglese, perché ho difficoltà a leggere, invece blog mi è molto più facile perché mi aiuto col traduttore che se anche traduce da cani, insomma, i concetti me li fa capire. E quindi mi sono poi resa conto, pensando a tutte le persone che mi fanno le domande, alle persone che frequentano il forum, ai ragazzi che sono un po' più piccolini, a quelli che verranno, che conosceranno questo tipo di strada spirituale,
che non sono affatto cose scontate che si trovano solitamente in italiano. Io appunto non mi sento oltretutto di consigliare o di non consigliare i seminari con Farrar e Bon perché non ci sono state e non ho la minima idea di che cosa parlino. So che però in generale chi li ha frequentati si è trovato bene, erano forse un po' cari come tutti i corsi che ci sono ed erano itineranti in Italia, quindi forse non era neanche semplice, ma magari sto dicendo una marea di cazzate, io non voglio offendere nessuno né portare gente a pensare cose che non devono. E niente, quindi poi oltretutto nel caso voi stiate pensando di entrare in una congrega vi mette anche in una posizione che, tornando alla congrega perché ci tenevo a parlarvi anche di questo, non se ne parla mai, a come bisognerebbe porsi come neofita da congrega, qual è la posizione di una persona che entra in congrega, qual è il percorso che solitamente potrebbe riscontrare entrando in una congrega e anche i ruoli degli altri membri della congrega. Dopodiché c'è il solito manuale pratico di come si crea, di come si crea un libro delle ombre, gli strumenti, come va tracciato il pentacolo evocativo, quello di bando, ci si parla degli elementi, di come trovare una guida astrale, di come trovare la guida del mondo di sotto, del mondo di sopra, mi suona il telefono. Dicevo, poi parla di leggi che loro hanno adottato in questa loro tradizione, che comunque sono degli spunti di riflessione che secondo me per un neofita vanno bene, e poi c'è un elenco di divinità possibili che però è abbastanza riduttivo perché parla di tante idee, di tradizioni veramente diverse. Sono contenta perché alcune sono divinità che insomma non sono state nominate in altri libri. È anche vero che io non leggevo un libro sulla Wicca da almeno 10 anni, perché appunto io ho tolto il libro delle streghe di Buckland, Vita da strega, Il praticante solitario, Wicca, L'arte della magia e l'altro che non mi viene il nome. Non è che ho letto tanto, perché a un certo punto, anche quando seguivo questa tradizione, tutti i libri dicevano la stessa cosa, quindi insomma, serviva poco. C'è qualche tabella e poi c'è delle note e dei titoli, insomma, per approfondire eventuali letture nella biografia. E boh, il libro costa 16 euro, quindi anche un prezzo abbastanza, secondo me, ragionevole e adatto per questo tipo di libri, che in definitiva io reputo, di nuovo ve lo ripeto, un ottimo libro per neofiti. Ovviamente se voi avete già una tradizione consolidata, vi sentite abbastanza ferrati sui concetti base della Wicca, insomma, potete anche fare a meno di leggerlo, ma un ripassino non fa male a nessuno, nel senso che se siete in questo ambiente già da diverso tempo, non è un libro che vi consiglio di comprare, cioè se vi passa sotto mano leggetelo, perché insomma è comunque è una lettura che secondo me fa bene, a meno che non siete proprio anti-Wicca, no, iper tradizionalisti, chiusi mentalmente, anti-neopaganesimo, pensate di aver recuperato tradizioni perdute nei meandri dei tempi. Per tutto il resto, insomma, invece per i neofiti è un libro ottimo. Io vi saluto e vado a registrare un altro video. Ciao!